Bentornati in mia stanza e oggi vi vorrei parlare dei prodotti finiti del periodo, che sono abbastanza, anche perché non lo faccio da un po', quindi ce n'è un po' molti, diciamo un po' molti. Cominciamo subito, altrimenti rimarrò qui fino a dopodomani. Cominciamo con un profumo. Questa volta sono riuscita a finire un profumo, nonostante non mi sia piaciuto tantissimo, perché ha comunque una fragranza talcata, sapete, le solite cose easy, ma lo spruzzavo praticamente un po' in giro nell'aereo, perché per dare un buon profumo. E questo è Soffio di Talco dei Pino Silvestre, praticamente è una cosa che avevo a casa e tipo volevo finirla, quindi non penso la ricomprerò mai, perché ho tipo 18 profumi da finire là e questo di certo non è il mio preferito, quindi addio. Poi ho finito un olio, questo è l'olio di Omnia, olio corpo, non ho la minima idea di cosa ci sia scritto sopra perché un pezzo dell'etichetta se n'è andato, ma comunque è quello olio di argan, che l'ho usato per un periodo per struccarmi. Qua c'è scritto non unge, si assorbe velocemente. E voi ci credete, tipo, sono rimasta, ogni volta rimanevo untuosa. E oltretutto mi finiva sempre negli occhi e mi faceva una patina fastidiosissima, nonostante comunque, cioè, non è che me lo mettessi dentro gli occhi, comunque lo sfregavo sopra. Insomma, poteva essere migliore, infatti l'ho usato anche per fare gli impacchi magari ai capelli quando erano un po' giù, però meno male che era piccolo, altrimenti ci avrei messo 8000 anni a finirlo anche questo, quindi insomma poteva essere migliore. Poi, sempre per il viso, ho finito questa crema Clinance Anti-Age Basic, ovviamente di Anti-Age ha solo il nome sull'etichetta, comunque l'ho finita. Ha un buon odore, però continua a piacermi di più per ora quella dell'acqua di rose, abbastanza buona, quindi insomma, cioè, non è una di quelle cose che oh mio Dio la devo avere, però insomma diciamo che è abbastanza buona per una cremina, diciamo, da giorno così. L'ho presa, ho provato Anti-Age perché comunque, ragazzi, cioè, mi sto dirigendo verso i 30, quindi ho bisogno che la mia faccia, quando avrò tipo 60 anni, non mi cada via. Quindi sto correndo ai ripari già da adesso, però niente di che per ora. Poi, sempre per il viso, ho finito questo gel cleansing mattificante, eccetera, eccetera, della Essence. L'ho finito più che altro perché praticamente l'ho dovuto buttare. Mi sono dimenticata della sua esistenza, però dopo comunque un po' ho notato che aveva cambiato colore, cioè all'inizio era trasparente, quando sono andata a riusarlo era giallino e quindi ero tipo no, non metterò questa cosa sulla mia faccia, però era un buon prodotto, era davvero un buon prodotto, infatti sto pensando di ricomprarlo perché comunque sì, mattificava davvero la pelle, oltretutto aveva, se non ricordo male, delle palline di quelle un po' esfolianti anche, quindi non era male. Questo era quello al no, non ne ho la minima idea, al lici e prugne, sembrano. Poi ho finito questa immane bottiglia di acqua micellare della Garnier. Acqua micellare tutto in uno, strucca, deterge, lenisce senza risciacquo viso, occhi e labbra, senza profumo, parabeni e formula ipoallergenica. Il formato da 400 ml. Allora, non mi ha fatto impazzire perché comunque il trucco waterproof, dovete rimanere lì a anche un po' di tempo a levare le cose. Messa a confronto con, di nuovo, quella della Quale Rose, quella è davvero portentosa perché comunque toglie tutto il trucco velocemente, delicatamente, senza che dobbiate rimanere lì a tipo perdere tutte le ciglia. Quindi questa non penso la ricomprerò, era comunque per provare, per vedere se magari era all'altezza della mia amata acqua micellare all'acqua di rose. Il profumo, niente di che,
quindi meh. Questa volta ho un sacco di prodotti meh in questo prodotti finiti, purtroppo. Per il viso, sempre per il viso, ho finito questa maschera di Caudalie Instant, no, Mask Instant Detox, quindi la maschera detox. Questa invece mi è piaciuta un sacco, questo è il campioncino. Ed è davvero molto buona, penso che magari se ho l'occasione la ricomprerò e ve la consiglio, quella con la faccetta verde. Un sacco carina. Poi, sempre per il viso, questa è una travel size, sempre di Caudalie, che era insieme alla maschera. E l'ho usata quando sono andata in Lussemburgo. Purtroppo non mi ha fatto impazzire, quindi come l'altra acqua micellare, non mi ha fatto impazzire. Però fortunatamente questa era una mini boccetta e sono riuscita a finirla abbastanza in fretta, quindi meh. Continuando con maschere e cose, ho finito questa maschera che ha ancora il coso adesivo e mi si è attaccata alle dita della non ne ho la minima idea. Sinceramente non so di che marca sia, perché ci sono scritte coreane varie, e praticamente l'ho trovata all'OVS in una confezione con dentro due di queste, due praticamente diciamo dischetti esfolianti un sacco carini e due patch praticamente di quelli che si mettono in frigo e poi si usano praticamente sugli occhi con succhi del panda, e questa praticamente penso che sia idratante e tipo è la faccia di un panda, il che praticamente messa addosso fa tipo parecchio ansia. Quindi ansiogena, però un sacco carina. E si può riutilizzare anche per più volte, perché comunque dentro la bustina c'è un sacco di liquido, quindi almeno tre volte io direi che si può utilizzare. E la confezione l'avevo pagata 10 euro, però ho visto che le vendono anche singolarmente queste, però purtroppo non nella mia città e non c'erano i prezzi, quindi non ho la minima idea di quanto costi, ma penso intorno a 4 euro esagerando. Però è un sacco carina. Per quando volete rilassarvi va perfettamente. Sempre per il viso ho provato questa maschera, non è una maschera, scusate, è il cerottino da mettere sul naso di Sephora al carbone, e devo dire che è buono quanto quello della Essence, cioè quanto quelli della Essence, forse anche un po' di più, però comunque, allora, confrontandolo con questo, cioè con quelli della Essence, questo costa di più, perché se non sbaglio costa 2,50 euro e dentro ce n'è solo uno, mentre in quelli della Essence, se non sbaglio, ce n'è due o tre e costa sempre 2 euro, quindi a parità di prezzo diciamo quelli sono più convenienti. Però mi è piaciuto davvero tanto, consigliato. Sempre da Sephora ho usato una delle, come le chiamiamo? Tavolette, qua si chiamano freezing cube, praticamente sono dei cubetti effervescenti, tipo le bath bomb, però non colorano l'acqua, quindi queste sono piccine, perché comunque ci sono, quanti sono? 18 grammi, sono piccine davvero, però fanno un profumo allucinante. Questo era al Lilla Blu e ha fatto un odore assurdo, era buonissima, infatti per quello che l'ho pagata, poi se non sbaglio erano in offerta tipo 50 centesimi l'una, ne ho preso due per provare, però mi sono pentita di non averne prese di più. E l'altra è al cioccolato, ma non l'ho ancora provata, vi farò sapere. Però un sacco buona, consigliate. Però ho visto che ce ne sono comunque tante altre lì da Sephora, tante profumazioni che non costano comunque tanto e sono buone, quindi se avete una vasca provatele. Poi, allora, siamo arrivati quasi alla fine e ho finito due burro cacao, non uno signori, ma ben due burro cacao della stessa linea, ovvero Himalaya, quindi completamente finiti, perché io li uso come fossero acqua, ho le labbra davvero super secche, e però tra questi due c'è uno che è il mio preferito ed è
questo Nourishing Lip Balm, mentre l'altro è al praticamente burro di cacao proprio. Però nonostante qua ci sia scritto quello il burro di cacao che è intense moisturizing, quindi idratazione intensa, io ho notato che mi idrata più quello, diciamo, con l'etichetta verde, perché questa ce l'ha sul marroncino e questa invece è sul verdino. Però ho notato che si tipo questo ormai si è praticamente rotto il tappo, diciamo, nonostante non sia rotto di per sé, però i cosini per chiudere si sono rotti. Però buonissimi prodotti questi Himalaya Herbal, e li trovate anche, oltretutto, al supermercato, e costano una fesseria perché costano 2 euro, nonostante il mio burro cacao preferito di sempre sia comunque quello della Neutrogena. Però questo verde gli si avvicina davvero molto. Siamo arrivati agli ultimi 3 prodotti e sono tutti e 3 di make up. Cominciamo con la Essence. Io ho finito l'eyeliner, questo è il Stay No Matter What Waterproof Eyeliner. Allora, waterproof è una grande parola, perché non waterproof non è per niente. Non si è sformata la punta, il che è una cosa abbastanza buona, perché ho un altro eyeliner, sempre della Essence, che praticamente la punta si è aperta tipo in segno di preghiera verso i cieli, e praticamente non fa usarlo, perché chi è che riesce a fare una coda decente con quella punta? Non so, probabilmente bisognerebbe dargli il Nobel per il make-up. Questo non mi ha fatto impazzire, quindi non penso lo ricomprerò, che poi qua c'è scritto 24 ore, cioè chi è che tiene l'eyeliner 24 ore, me lo deve spiegare, perché cioè, comunque no, d'estate io l'ho provato, d'estate anche, per favore, levati. Sempre della Essence ho finito questo mascara, e questo è Lash Princess, quello con le decorazioni verdi, perché c'è anche quello con le decorazioni arancione e rosine. Questo ha, non lo riesco manco ad aprire da quanto è andato, ha lo scovolino, quindi così a punta, diciamo ad abete, io direi, non so se lo vedete. Mi è piaciuto davvero tanto. L'altro, se non sbaglio, mi pare che fosse waterproof, ho i miei dubbi, ma davvero molto buono, consigliatissimo. Se riuscite a trovarlo, prendetelo. Oltretutto, una confezione è davvero carinissima. Di questa linea, anche l'altro mi è piaciuto davvero tanto, nonostante abbia lo scovolino un po' diverso. Adesso non ricordo esattamente come, però era diverso. Questo trovo che le separi meglio, e comunque la punta abbastanza stretta da arrivare alle ciglietta interne. È davvero un buon prodotto, e se non sbaglio non mi sgretolava neanche sulla faccia, cosa che mi sta capitando con altri mascara che sto usando adesso, quindi promossissimo. Ultimo prodotto per questa volta è il correttore della Revlon, il Color Stay Concealer. Questo è il numero 02 Light Pale. Allora, all'inizio questo prodotto non mi piaceva. Con questo prodotto abbiamo un rapporto di amore e odio, perché all'inizio mi dava problemi che era troppo liquido, e praticamente dopo 2 secondi che lo mettevo era già nelle pieghette, e quindi c'ero io lì che lo maledivo tipo sempre. Oltretutto ha un odore allucinante. Allora, non so se è andato male o se tutti questi prodotti abbiano questo odore, ma sinceramente non ho la minima idea di cosa gli sia successo. Però ho provato di meglio, quindi se volete provarlo per togliervi uno sfizio, ok, però ci sono tantissimi altri correttori molto più validi, come quello che sto usando adesso, di cui magari vi parlerò un'altra volta. Però questo, insomma, ci sono vari colori, però sinceramente non ne vale la pena, quindi
addio. E niente, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!